Federico, stiamo di nuovo raidando un gioco. Ho visto sto titolo Gigantic. Un tizio c'ha tipo che su Twitch ha 16.000 persone. E mi sono detto, vediamo se ci riesce il colpo come l'altra volta. No? Fatto male? Tu mi dici se ci sentiamo. In teoria dovremmo perfettamente. Vediamo un po'. Credo di sì. Così una cosa, l'unico acquisto decente di americano. Welcome to my No? channel. Che dire? Un filo overpriced. Però è anche portatile. Indubbiamente, è indubbiamente portatile. Iniziamo col tutorial. Guarda, credo che sia un gioco sulla falsariga di Paladins, Smite. Possibile. Allora, no, Minotauro no. Minotauri. No, io voglio cambiare l'eroe. Ah no, non me lo fa cambiare. Vabbè, sto così. Rachel, Ti guardo welcome to my channel. dovunque! Capito? Ti metto anche un cuore su Periscope. Grazie. Minotauri! Puoi dare nomi ai tuoi personaggi? Non lo so, però. Vabbè, già ci sono troppe cose da fare, eh. Premere A per saltare, però devo premere. Cosa complicata. Un super serpentone! Già mi sta sul cazzo sto giochino. Aveva 6 figli questo tizio. Sì, da due mogli. Due mogli. Già. Generazioni se ne sono andate adesso. Sono le 21. Iscrivetevi alla nostra pagina FB per rimanere aggiornati e interagire con noi. https://www.facebook.com/glistoryteller. Posso alzare un po'?
Sì, sì. The first guardian to reach full power attacks. It's our job to make sure Leyland gets power before Gren. Guardians gain power when we kill enemies. That's what I heard. Yes, but most is drawn from Gren itself. Leyland will show us when and where we can channel power to I meme vinceranno il mondo comunque. On our side of the battlefield, we can also summon creatures to gather power for us. While you can't summon most creatures on enemy points, you can always nab that power. When she has enough power to rampage, we must attack with her. She'll hold Gren down briefly. That's our only chance to damage him. So if she attacks and we don't hurt him, we've wasted our attack. Exactly. We need to wound that monster while we can. Three wounds for victory. Follow me! Leyland will show us when and where we can channel power to her. On our side of the battlefield, we can also summon creatures to gather power for us. Well done. Summon here. Meow. Well done. Follow me. Controlling the battlefield helps Leyland gain power. Non è male come idea. We should summon creatures on our power circles to secure them. And remember, if the creature dies, that's a kill for the enemy, which gives them power. Don't summon a creature you can't defend. Bunkers! What a handy little pet! Spread out! Okay. Questa è una sorta di tubero. Sì, praticamente ognuno di noi deve... Aspetta che c'ho il volume troppo. Sì. Allora, ognuno di noi evoca una creatura che poi deve difendere per poi attaccare la creatura giganteschissima degli altri. Oh boy, a power circle is unguarded. We should nab that power. Beh, dobbiamo attaccare il suo loro mostrone di super nemico. She's moving in for the attack. She will expose Gren's life gem and keep him pinned as long as her power holds out. Inter, c'è offerta per Iniesta. Ciao super mostrone! Ora arriva il nostro. Vedi se scontro fra di loro. Non so se è bello e brutto. Ah, tu non fai niente? No, devo collezionare dei punti, conquistarli e tipo un conquistatore. Ma... Poi c'è sta cosa delle battaglie tra i mostroni. Guardians. Also, you should know that the attacking guardian can automatically deal a wound
If the defending guardian's health is low enough. Mo parla piano. Ma bravo che ci capisci qualcosa. You're going to need everything you've got to bring that monster down. Uscire, uscire, se no muoio. Comunque l'estate è il regno del deficiente. Perché? In generale, proprio come categoria di persone. Ah, ok. È una riflessione generica. Sì. Vanno in mare con il pedalò senza tappi, tre giovani rischiano di annegare a Torino di Sangro. Ma è una notizia sure. Il centro.it. Ok. Bagnino in zona Le Morge si accorge che l'imbarcazione si è capovolta e salve ragazzi. Devi essere mongoloide. Anzi no, deficiente, nel senso che defici proprio, ci manca qualcosa. Ciao, che c'è Tonio. Aspettiamo. Sì, effettivamente le conversazioni poi sono basse. Vediamo che dice Tonia. Chi? Tonia. Ah. Can also be used to turn baby creatures into adults. Some adult creatures cost more focus than others, so make sure you have enough. 800 euro al mese, più premi, e più 200 euro di scuola calcio. Quindi più del figlio. Allora. Oh.
Che cazzo? Ah. Non so come il ciclope si fa a gradà. Sì, oh, aspetta un po'. È una tipo per fare le creature, queste creature ti aiutano in battaglia e poi ti aiuteranno al super robottone finale, al super mostrone finale. Andiamo solo a concerti per famiglie. Chi? Daniela. Che a vedere i Red Hot. Sì, diciamo che i fan storici oramai hanno una certa e hanno messo su famiglia e partecipano a questi eventi con la prole. È come dire. No, la grafica non mi dispiace, forse il gameplay è un po' da bimbi minchia, un po' adatto a me, però è un po' giovane, un po' tanto giovane. Allora, non so con quale giocare adesso.
Guarda, allora ti faccio dei mossi, i mossi fanno ridere. Beh. Questo? Sono super cartunosi, credo. Fluffy! Che... Pacco! Niente, si chiama Pacco! E la morte, no, vabbè. Credo no. che siano rivolti a un pubblico con un'età media un filo più bassa, no. secondo me. Oppure no, chi può dirlo? Vabbè, io adesso giocherò con Pacco sempre. Zandora, Voden, H... Sì, ma fammeli vedere. Ok. Zandora, andiamo di qua. E va bene. Questo credo sia premium. Ramsey. Tipo il cuoco, Ramsey. Mm. C'è il cuoco. Vu. No, non ha occhio a buono. Tito Swift, quello che è scivolatore. Trip. No. Griselma. La vecchia, sì, infatti. Giustamente. Heisling. Carina. Beckett, come Samuel Beckett. Imani. Che testa, cosa? No, un capello, no. Il collo di pelliccia. HK questo qua. Voden. Charnock. Mozu. Lo zio Sven. Vadasi. Healer. Controllo. Mi sembra Ursula. Infatti xenofobia. Allora, Bruiser. Shooter. Allora, di solito gli shooter stai da lontano e rischi meno che ti facciano il culo. Claudia, ho letto ora. In realtà sarebbe andato bene se Luigi non avesse programmato la diretta Twitch. Iniziamo tra un quarto d'ora. Ah, vabbè, bravi. E allora vi seguiremo. Lo zio Sven? Oh, no, dai. Io, healer, no. Vada, sì, solo healer, no. Allora, sai che faccio? Mi gioco... Pistolero? Beckett. Vai. Perché non me lo fai selezionare? Perché forse puoi selezionare solo quelli colorati? Può no. essere? Può essere, sì. Quindi questo? Questo? Un caster a te. Ma non te lo fa fare, guarda. Sì. Okay. È colorato. Quello mi fa fa. Questo me lo fa fa, questo no. Questo sì però. Vedi? Quelli colorati. Questo. E allora vai. Sono nel matchmaking. Vai. Mauro, amica di tutte. Smetti di prendermi per il culo. A te scrivono, mica a me.
L'ho selezionato 3 2 1 non so se che cazzo. Cioè abbiamo sta specie di pappagallino che picca la cosa in testa. Che dobbiamo fare? Questo ce l'abbiamo. Vedo che ho sparato, guarda. E poi ad arena, tipo. Sì. Brava, ha individuato subito il tipo. Il tipo arena. Di più vince, bla bla bla, finisce. Sì, sì. Okay. Sotto sistema. Sei in 3, muoio. E questo sta andando tanto? No, oggi c'è la beta. Twitch? No, dico oggi. Oggi c'è una tipo, se ci vai, c'è una tipo 16.000. Il gatto sul tubo. C'è lui? Ci sono i canali qua consigliati, no? Ah, cioè bestia i termosifoni in realtà oggi. No, il gatto sul tubo c'è. Ah, si è dato il cambio con i termosifoni. Questo è lo stesso gruppo più o meno. Gigantic, 9.000 spettatori. Però in italiano non c'era nessuno. Canali prima. In italiano? Io? No, sei l'ultimo, in 4. Ah, vabbè, c'ho 3. Gli altri hanno più gente? Ce n'è uno, 176, 16, 17 e 2 tu. Ok. Considero che non mi piace nemmeno il gioco, è tutta durissima. Multiplayer.it però, eh. Ah, ok, beh. Da casa della mamma, credo, lui. Brutto come la fame. E soprattutto mi lagga il suo. Quindi... è una community diversa, però. Io MMO, loro hanno la loro community. Allora, ora ti dico. Ah, cazzo! Non ho visto altro bot. Twitch Italia, pareti streaming, Twitch Italia. La posso aggiungere? Dai, me lo aggiungo. Ne posso mettere 3. Levo strategy e metto Twitch Italia. Quest'altro gigantic che ne ha 5. Ci sono 2000 persone a sta comunità. Ora 4. Twitch Italia pure quello che ne ha 7. Ho messo. E lui ha un gattino nero messo nella grafica di se stesso. Al posto di se stesso. No, no, c'è lui che è un giovanotto con un micino nero nel riquadro di lui. E ne ha 7. Comunque quello ne ha 170 perché multiplayer.it. Non sono nemmeno, poi ci pensi bene, tantissimissimi. No, no, che non è nessuno. No, perché mi sono suicidato? Non so. Così c'ho voglia. Ci sono 180 persone che guardano questo gioco in italiano.
Sì, in totale. Il più alto invece streamer in lingua inglese ce n'aveva 300. 3000. 3700, 2200, 1700 e poi bam, 304 e giù. Non ce ne sono tanti con cui streamer. Forse prende meno questo titolo comunque rispetto all'altro. Sì, probabilmente sì, è un nuovo. Oh, era gratis, mi sembrava. Voleva aprire un tentativo. Molto cartoon. Semplice da, nelle dinamiche. Sì, quattro spell. Colorato. Oh, quattro spell. Cinque con la ultimate. Plants vs zombie senza le piante e senza gli zombie. Sì, grosso modo sì. Hai fatto una bella analisi, Plants vs zombie senza le piante e gli zombie. Per il resto. Oh. Non ho capito che tenetevi. Ah, sì. Sì, sì, no, fate la sta bella figura di merda. Scettro fiammeggiante. Ma questa polemica dei Giants Bolzano? In che senso? 19? Ruben Sieber ai Giants Bolzano, scoppia la polemica. Per che cosa? Per ah, dicevano di lui. Questo articolo di quando è? Scusami. Ah, 14 dicembre 2015. Chi è questo Sieber? Sieber? Non ho idea. Che nel 2015 Giants Bolzano lo presero per, dai quarti di finale in poi per giocare nato under 19. E la Branchi l'ha pubblicato e sotto ci ha messo, dicevano di lui, due screen di cavallini. Secondo me Livia e Marco Paganucci
Paganucci, ma non è sposato Paganucci? No? Controlla. Non ce l'ho manco amico io, Marco Paganucci. Fatto l'amico. No, infatti, gli ho inviato una richiesta d'amicizia. Ah, che è quello delle birre. Che è anche quello che allena i Rhinos. Che va in radio. Che era la moglie che lei sì. Era la moglie. Perciò dico, non è sposato lui. No. Fosse quel dio. Ma fosse quel dio. Ok, questo è un gioco in cui ci sono altri giocatori veri, non i bot. Quindi farò una serie di figure di merda impressionanti. Yeah! Io scrivo Livia e Paganaus. A Livia? Vedi che ti dice. Io giusto, ma il pagano si scapolo, cioè di prima intenzione. Sposato e ha tre figli. Quelli noti sono tre. Molto bene. Dicevamo quindi? Merda. Che potrebbe essere il tipo di Livia, però non glielo diciamo. Ho risposto sia a quella domanda e a quella implicita. Aspetta, mi dico, guarda, a quella implicita no, perché non... Thank you.
Cazzo! Ha scritto, guarda come ha scritto l'idio, ti prego. Marco Paganucci ha accettato la mia richiesta di amicizia. Paganucci ha accettato la mia richiesta di amicizia. Quanto ti sta divertendo questo titolo? Zero. Molto bene. Io mi sto veramente rompendo i coglioni. E allora troncalo qui. Voglio finire almeno una partita, però. Credo che perderò miseramente tra le altre cose. Dai cazzo, non mi cura mai nessuno. Curatemi! Curatelo! Andà a difendere B, sono a difendere B, sono a difendere B. Insomma, ha fatto bruttissimo questo.
Main 2 col... Un gioco emozionante. Sì, emozionante come darsi un calcio nelle palle. Eccolo là. Vabbè, diciamo che questi non sono il mio tipo di gioco. No, no, direi di no. C'è anche Nerdando. Che sta andando online? Sì. Dopo risolviamo. Che ovviamente non li possiamo stare in questo caso perché siamo online noi. Già. Che stanno giocando a Rocket League sempre. Sì, e parleranno del... parlano di Game of Thrones e serie TV. Il problema è che credo che il gioco non si presti, lo sai? Perché non, ha, non ci azzecca un cazzo con, sì, con il genere. Mm-hmm. Cioè, se vuoi parlare di Game of Thrones, devi giocare a un gioco con Game of Thrones. Sì, a un titolo più o meno che lo ricorda. Qui puoi parlare di Supercar, che cazzo ne so. Come serie TV, voglio dire. Poi è sempre in auge. Perché si sa che David Hasselhoff non invecchia mai. Sì, tipo immortale. È immortale e Supercar è immortale. Quindi, giocando a Rocket League, Tenkar ha segnato. Sì, ma credo che la squadra sia di sua abbastanza scarsina, eh. Lo inseguo come se non ci fosse un domani. Fluffy lì, Pacco. Sì, sì. Ucciso da Pacco sono stato ucciso. Sei stato ucciso da Pacco. Pacco. Questa cosa è imbarazzante. Sì. Allora, voglio raggiungere l'ora di gioco almeno con questo titolo. Questo sarà il mio scopo. Ora 48 minuti, credo che farò quindi un'altra partita almeno. Per una sola ragione, per non dire che ho fatto la sola partita, siccome non sono capace, non ho... No, non dirò... Non essere capace. Fammi schifo il genere, e va bene anche quello. Esatto. È come quando da bambino mangi la verdura e i carciofi ti fanno schifo. Ti dicono stai seduto di mangia, mi. Ma che lo dicono? Tenkar ha segnato un partitone proprio. Già, via. No, waffle, mi ha ucciso di nuovo waffle! Perché salta... Oh. Luca Giovan Giacomo ha ritwittato l'articolo di Lisa Molon. Vabbè, ottimo. No?
A Vanessa Pereira piacciono i nostri tweet? No! Sono stati sconfitti! Sei stato defettato! Da Fluffy Pacco? Per quanto avete perso? Most damage to an enemy guardian. Ho fatto io almeno. Beh, almeno. 563. Il loro ha fatto 4K. Giusto un'altra partita. Solo per dimostrare... Ehi, ehi! Dai, bocchino. Che c'è, bocchibocco? Che c'è? Vuoi essere calcolato? Vuoi essere calcoladone? Vuoi essere calcoladone? Dai, vieni a essere calcolato qua. Nemmeno che caccolato. E non parte. Questo è un chiaro segno. Devo raggiungere l'ora. È un chiaro segno. Ehi! Dai, c'è Giannino! No, se sono vieni la serie mi incazzo, ma te lo dico subitissimo. Ehi qua. Fanno ancora parte quello. Tu, io ho capito che non mi coglione, che vuoi essere accarezzato da Mauro. E fare glu glu glu. Guarda! Lo facciamo a fare glu 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 con te? Sì. Vabbè, allora. Guarda, guarda, col fra i micetti, hai la colfa i micetti. La onda porfolini gentile. E se fosse una malattia, se ci stessi appiccicando una malattia? La porfolini cettosi? No, guarda qua. Ma che casino va, un sacco di... Vabbè, dai, vieni qua, vieni. Vieni sopra, vediamo. Mo cadevi. Ma può essere così handicappato? Già. Se ti vuoi mettere sopra, devi venire qua. E poi c'è paura. Va bene. Guardilo. Lui c'ha paura di stare così, è vero? Guardi a te, guarda a te, è bocchi che lo fa. Sì, è un bello. È un super bellonissimo lui. C'hai paura. Stai buttando un sacco in questo giro.
bene, siamo partiti. Vai, parti. Ce l'abbiamo fatta. Quando mi allontano dal microfono è perché sto a giocare col gatto. Facile. Non giocate a Giacardi. Niente? No, così. Io un po' famiglia ce l'ho. Fame? Ti posso offrire del cocomero? È avanzato? Metà. Quello va a mangiare allora. Ora vedete che stanno a fare quegli altri. Come vanno con gli spettatori? Tre, siamo in tre. Tre loro e tre noi. Allora, di nuovo la stessa mappa di prima e gli stessi mostri. Beh. Ah. Sbagliato io, non ho visto il secondo attacco. Gatto. Gatto. Secondo me comunque questi giocano a cazzo totale. In che senso? A Rocket League. Cioè proprio tipo contro. Senza una logica. Danzale trattino basso. Welcome to my channel. Nel Corriere dell'Umbria. Dardale, benvenuto sul canale. Capito? In che senso? A Castel Giorgio batte il cuore del football americano. Tra le foto c'è una foto della nazionale femminile. Ehi, ci sono anch'io. Proprio tua. Mi vedo. Ci sono pure io.
cazzo! Sto giocando malissimo, eh. Di coglioni se ne sono andati anziché difende qua. Cazzo di senso a mettere la Lillard dopo non difenderlo. Così non capirò mai, mai. Lui sta a girarsi, tu non gli dai diretta. Abbiamo vinto!
Most creature kills. Absolutely delightful. E sotto qui adesso il micettino. È venuto vicino a te. Perché ti vuole un sacco bene. Carino. Adesso provo a tuzziarlo anche, come si dice a queste parti. Signori, che vi devo dire? Non ci giocate. Ciao a tutti.